Anzi, è un problema quasi insolubile, perché l'assassino non ha finora lasciato la minima traccia. Chi è l'assassino? Quale sarà il suo aspetto? Dove si nasconde? Nessuno lo conosce, eppure egli si trova fra noi. Chiunque seduto accanto a noi potrebbe essere l'assassino. Ben detto. Ha ragione. Che diavolo hai da guardarmi tanto? Beh, dovresti saperlo. Che dovrei sapere? Su, pensaci un po'. Forse ti verrà in mente. Che vorresti insinuare? Che ti ho visto parecchie volte salire le scale dietro quella bella bambina del quarto piano. Ma sei impazzito, sporcaccione! Chi è lo sporcaccione? Io o chi va dietro alle bambinette, eh? Maiale! Brutta maiale! Assassino! Calma, calma, signori! Calabutto! Ci rivedremo in tribunale! Non credo che ti conterrà! Amatore! Insomma, è ora di finirla. Adesso anche le perquisizioni. Non è più vita questa, non è più vita. Di questo passo dove andremo a finire? Signori, per favore, cercate di calmarvi. Noi non facciamo che il nostro dovere. Non si ha nemmeno un minuto di pace più. Per paura dell'assassino. Proprio per questo la polizia deve seguire anche la minima traccia. Ogni persona in strada potrebbe essere l'assassino. Per favore, mi dice che ore sono? Sì, piccola. Ma adesso devi correre subito a casa. Dove abiti, vicina? Che le interessa dove abita la bambina? Prego. Cosa vuole da quella bambina? Io non voglio nulla. Piuttosto lei cosa vuole, se è lecito? Lo vedrà subito quello che voglio. Ma cosa vuole? Come si permette di mettermi le mani addosso? Che cosa succede? Ah, è inaudito, ma... Che ha fatto questo scimmiotto? Non faccia il finto tonto. Prima ferma i bambini. Diamogli una lezione. Ah. E poi fa l'arrogante. Per piacere mi lasci andare. Non sono stato io a fermare quella bambina. Te la volevi portar via, eh? Per poi ammazzarla come le altre. Ma cosa dite? Ma siete impazziti! Non lo lasciate stare! Ma facciamo arrestare! Io non ho fatto niente alla polizia. La polizia? Non c'è un agente qui. Io non ho fatto niente, sono innocente. Polizia! Polizia! Fate largo, signori, prego. Sgombrare, sgombrare. Ve la prendete coi ladruncoli perché non riuscite a mettere le mani sull'assassino dei bambini. È quello l'assassino. È l'assassino. Calmi. State calmi. Fateci passare. Largo. Toglietevi di mezzo. Fermi. È uno scandalo senza precedenti. Lei come capo della polizia si è chiesto che effetto può fare sul pubblico una simile notizia? Io le dico che tutto ciò è inammissibile. Signor Ministro, non possiamo proibire al mostro di scrivere delle lettere. Evidentemente si tratta di un caso patologico. Lo farà per la soddisfazione di vedersi nominato su tutti i giornali. Ci siamo messi in contatto con la redazione del giornale per farci dare l'originale della lettera. L'unico elemento in nostro possesso è che essa è stata scritta su una tavola non levigata. Naturalmente è praticamente escluso di poter trovare qualche impronta utile su un foglio che è passato per tante mani. Ciononostante non lasceremo nulla di intentato attraverso confronti con le nostre schede segnaletiche per trovare qualche cosa che possa esserci utile e che ci porti più vicini alla soluzione del problema. Geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz
ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Sì, 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 signor capo della polizia. Non dubito che lei farà tutto quanto è possibile e che i suoi dipendenti non dormono. Ma il risultato, dico, il risultato! Signore, forse lei non immagina il lavoro immenso che deve essere fatto. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe. Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90% aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade sie zum Ziele führen. Ma pensi solamente a ciò che si fa sul luogo del delitto. Per esempio, si trova dietro una siepe, in un cespuglio, una piccola busta di carta bianca, che secondo le apparenze ha contenuto dei dolciumi da pochi soldi. Sul bordo esterno di questa busta sgualcita si trovano delle tracce di caramelle al frutto e qualche grano di zucchero colorato. Per un giro di almeno 2 chilometri dal luogo del delitto abbiamo controllato sistematicamente tutti i negozi di dolciumi. Ogni giorno il nostro campo di indagini si allarga. Naturalmente, dopo tanto tempo, nessuno ricorda più alcuni particolari che potrebbero invece fornirci una traccia da seguire. Nonostante tutti i risultati negativi, siamo obbligati a continuare le nostre ricerche nel buio più completo, senza elementi che ci facciano sperare nel successo, senza elementi che ci avvicinino alla soluzione del mistero. I nostri uomini hanno le mani legate. Ma perché mi racconta tutto questo? Io so benissimo che lei non se ne sta con le mani in mano, ma non possiamo evitare che il mondo sappia che un mostro sconosciuto si nasconde in una città di più di 1 milione di abitanti e la terrorizza, e che la polizia è impotente. Signor Ministro, sembra che la gente non abbia un'idea esatta delle enormi difficoltà con cui la polizia criminale deve combattere. Ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen. Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen. Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mordsache Beckmann. Lei non sa niente. Ah, più di lei, signore. Ma andiamo, signori, andiamo. Mi pare che dovreste sapere di che colore era il berretto della bambina che avete visto oggi in compagnia di uno sconosciuto. Certo, signor commissario, il berretto era rosso. Signor commissario, il berretto era verde. Era rosso. Era verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Rosso. Verde. Rosso. Basta. Rosso. Basta. Tutto ciò non ha senso. Vi ringrazio, signore. Bitte. Der nächste, bitte. Ja. Wenn Sie sich mit einem Fahrtenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie pleite machen. Durante le ricerche dell'assassino sconosciuto, la polizia ha finora seguito più di 1500 tracce precise. Tutto il materiale documentato riempie 60 grossi volumi. Abbiamo impiegato tutti gli uomini per battere sistematicamente la campagna intorno alla città. Si esamina ogni cespuglio, ogni zona boschiva, ogni radura, perché dietro ogni albero, in ogni fosso, può nascondersi l'oggetto che ci porterà sulla traccia giusta. Abbiamo messo in azione i cani poliziotto, i migliori segugi che fiutano il minimo odore, ma essi hanno perso le tracce e nonostante tutti gli sforzi non le hanno ritrovate. La polizia ha visitato notte per notte i dormitori pubblici e ne ha controllato scrupolosamente tutti i frequentatori. Naturalmente questo procedimento non aumenta le simpatie di cui gode la polizia né diminuisce il nervosismo del pubblico. Si mantiene senza interruzione la sorveglianza delle stazioni ferroviarie. Ciononostante, le indagini non hanno ancora portato al minimo risultato, né hanno avuto successo le retate notturne nei quartieri della malavita.